Io gli chiederei, al momento per rendere anche la cosa interessante, al momento siamo sotto Natale, io so che loro un po' tutto l'anno organizzano delle campagne, sotto Natale chiaramente la vendita del prodotto ittico sale in modo importante e sicuramente anche adesso è in atto una campagna, volevo capire quali erano le problematiche che state rilevando in particolare in questo momento. Proprio quelle cui facevi cenno, cioè l'arricchita presenza di specie che si trovano sui banchi del pesce e quindi anche l'inevitabile confusione che deriva al consumatore ma anche a chi fa i controlli. Io devo dire che sulla copertina di questo splendido libro appare il logo della Guardia Costiera, perché il lavoro che svolge la dottoressa Tepedino è un lavoro di angelo custode, a noi ci chiamano gli angeli custodi, le capitani di riporto, insomma si sa, ma lei ci fa da angelo custode quando appunto sia per la formazione del nostro personale sia anche per i quesiti, le domande che derivano da questo mondo che è in continuo cambiamento, perché sapete insomma come tutto quanto cambia intorno a noi, e insomma in queste occasioni la dottoressa Tepedino è davvero di grande conforto. È più facile che passino per che viaggino velocemente da un continente all'altro e da un paese all'altro gli oggetti di consumo che non le persone, quindi il mercato è cambiato moltissimo, e per le capitanerie di porto procedere parallelamente colpendo in pieno contatto con le indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a fare l'attività di polizia attraverso quella che chiamiamo la filiera del pesce e nello stesso tempo dare consigli ai consumatori, sono un tutt'uno, cioè questo percorso istituzionale di vicinanza al consumatore e di rigore nei confronti di chi esercita male la professione è per noi una scommessa che però ha bisogno di una continua di un continuo flusso di informazioni e di notizie, e questo è il lavoro che fa la dottoressa Tepedino.